Passato il turno elettorale che ha consentito a Futuro e Libertà di eleggere per la prima volta i suoi rappresentanti in diverse amministrazioni, è ora per noi il tempo di passare all'azione per ciò che riguarda l'organizzazione del partito. Organizzazione e radicamento dello stesso sul territorio. La campagna di tesseramento ha già prodotto notevoli risultati per noi e più di un quarto delle province nazionali ha superato il limite che ci eravamo posti, quello cioè di un iscritto ogni 1000 abitanti. Su questa base in queste province potremo già svolgere i primi congressi provinciali e noi contiamo entro la fine di luglio di avere un partito i cui rappresentanti siano stati tutti eletti dalle assemblee provinciali. Per questo motivo noi ci rivolgiamo ai nostri responsabili, ai nostri militanti, ai nostri simpatizzanti per proseguire nella campagna di adesione e tesseramento e anche per le province in cui tutto ciò già è avvenuto e si è superato quel limite di procedere ai congressi. Dalla settimana prossima la Segreteria Generale dei Congressi provvederà ad indire nelle prime province per il mese di giugno il congresso sulla base del principio una testa un voto, quindi chi è più bravo si farà eleggere e rappresenterà Futuro e Libertà sul territorio. La campagna di adesione, come dicevo, prosegue, è semplicissima, la nostra tessera costa soltanto 10 euro ed è un atto di amore e di fedeltà verso questo partito e anche un atto verso il quale ci si dà riconoscimento e fiducia. Per noi si tratta ora di consolidare il radicamento sul territorio con il tesseramento, dicevo, e soprattutto con lo svolgimento dei congressi. I congressi legittimeranno la classe dirigente del nostro partito che in pratica sarà riuscita a costruire in pochi mesi tutto quello che il PDL non ha saputo fare in vari anni.